esercitiamo il nostro diritto dovere di essere la storia, facciamo anche noi la storia, facciamola in prima persona, possiamo veramente cambiare tanto. E ci siamo, che meraviglia, una nuova puntata insieme, facciamo finta che il sentiero di Atlantide, mentre ringrazio tutti coloro che sono venuti a trovarci al trekking spirituale, alla Sacra di San Michele, sabato, bellissima giornata, abbiamo trovato anche tanta energia, tanti nuovi amici, tanti ritorni, e quest'oggi do il bentornato a circa 6 giorni dalla nostra prossima tappa insieme, andremo a Loreto nelle Marche, ve ne parleremo a fine puntata dal vivo insieme al buon Nicola, al quale diamo subito il bentornato. Come stai? Ciao Gianluca, tutto bene, tutto bene. Un saluto a tutti i nostri straordinari ascoltatori, sempre più numerosi, sempre più partecipi e sempre più avanti, perché mi sono reso conto, cioè mi sto rendendo conto sempre di più della preparazione di tanti nostri ascoltatori. E sono tanti, non li conosco uno per uno chiaramente, ne ho conosciuti tanti negli eventi che facciamo regolarmente, ma ormai siamo quasi alla soglia dei 100.000, ma devo dire che ci sono delle persone che spesso mi scrivono, che spesso mi contattano, che mi telefonano, incredibilmente preparate. Persone che sanno veramente di cosa si parla. E questo è straordinario. Si direbbe un pubblico di addetti ai lavori. E il bello è che si può andare molto in profondità, le nostre puntate piacciono anche ai neofiti, ai nuovi, alle nuove ascoltatrici, anche ai veterani, anche agli esperti e tanti tanti addetti ai lavori che hanno veramente trascorsi tra i più differenti, ma tutti concordano sul ritrovarsi quotidianamente sul canale Facciamo Finché, soprattutto alla domenica nella rubrica Il Sentiero di Atlantide. E non mancheranno ovviamente, anzi voglio fare un plauso a tutto lo staff, il gruppo che questa mattina alle 7 era già in onda, quindi sul canale Mesbe TV trovate un'edizione straordinaria alle 7 di domenica mattina per l'attacco in Israele. Chissà che giorno, che ora, che anno è, per magari per gli amici e le amiche del futuro sarà storia, ma sappiate che mentre accadeva tutto questo noi dritti, belli, centrati e andiamo coerenti sull'obiettivo con tanta costanza, tanta passione per rimanere comunque informati, rimanere centrati e andare a unire a quelle che sono le notizie di attualità, soprattutto le nozioni di questo canale. Facciamo finta che la spiritualità, le energie, la storia antica, tutto è collegato da un filo conduttore unico e nell'unire i puntini passeremo spesso di qui, no Nicola? Ma certo, anche perché è fondamentale, anche perché non possiamo comprendere il presente, non possiamo comprendere fino in fondo i fatti che viviamo se non conosciamo la storia. La storia è la madre di tutte le conoscenze. La storia dovrebbe insegnare, dovrebbe insegnarci a non ripetere gli errori. Purtroppo l'umanità è cieca, tende a ripetere gli stessi errori. Ma anche il sistema è cieco, anche la Matrix è cieca, perché adotta sempre gli stessi schemi. Quindi è anche prevedibile, è anche scavalcabile, è anche aggirabile. E unendo i puntini si può veramente capire come affrontare la vita quotidiana. La storia è importantissima perché ci insegna e ci fornisce l'esperienza, quel bagaglio incommensurabile di esperienza di tutti quelli che ci hanno preceduti, dei nostri padri, dei nostri nonni, dei nostri bisnonni, dei nostri antenati. E gli Etruschi, in fondo, faccio un esempio a caso, no? Ma in fondo sono 30 generazioni fa. Cioè, non pensiamo che siano ai tempi dell'uomo di Neanderthal. Cioè, il tempo è relativo. Se andiamo 20-30 generazioni fa, andiamo all'impero romano, andiamo agli Etruschi, andiamo alla civiltà minoica, se andiamo un po' più indietro. Ed è tutto nel nostro bagaglio genetico e spirituale.
Le civiltà che ci hanno preceduto ci hanno insegnato tanto, ci hanno trasmesso tanto. Qualcuno qualcosa ha voluto cancellare tanto, ha voluto obnubilare tanto, perché evidentemente c'è sempre qualcuno o qualcosa che ritiene che il gregge debba pascolare senza farsi troppe domande. Ma noi siamo decisi a farcele queste domande e siamo qui per questo. Chiaramente non abbiamo tutte le risposte, no? E ogni tanto io mi diverto, no, a leggere anche la chat. Intervengo poco nella chat, anche perché quando si è in diretta in una trasmissione, purtroppo non si ha molto tempo anche per concentrarsi sulla chat, no? Perché ci si deve concentrare su quello di cui si deve parlare, ci si deve concentrare su quello che si deve dire, si deve evitare anche di dire sciocchezze, no? Perché a volte i lapsus freudiani o gli strafalcioni sono sempre dietro l'angolo. Però io a volte noto che ci sono anche delle critiche che io riprendo come costruttive, no? E critiche che però vengono da persone che vorrebbero tutto subito. Critiche come a dire: ah, non ne azzecca una. Ma cosa c'è da azzeccare? Cioè, a parte, io non è che sono un astrologo o un veggente, io faccio ipotesi. Se si parla del passato, io sono uno storico, analizzo il passato. Se si parla del presente, dell'immediato futuro, io posso solo limitarmi a fare delle ipotesi plausibili. Quindi non è questione di azzeccare o non azzeccare. Ma se poi andate a verificare, mi sento di contraddire un nostro ascoltatore che ha detto che non ne azzecco una, perché se andate a rileggervi un libro come Operazione Corona, come mi faceva notare ieri una nostra ascoltatrice, quel libro, uscito già nell'estate del 2020, ha previsto e spiegato non solo quello che stava succedendo nel 2020, ma ha previsto e spiegato tutto quello che poi è successo nei 4 anni successivi, fino ad arrivare al nostro presente. Ma questo non perché siamo dei veggenti, ma perché usiamo la logica. Usiamo la logica, uniamo i puntini, facciamo 2 più 2, e cerchiamo di scavare dietro le quinte della storia e anche dell'attualità. Ora, mentre stiamo aspettando che si colleghi il nostro ospite, che ha avuto alcuni problemi di connessione, vi annuncio che stasera torneremo a parlare di America. Torneremo a parlare dei segreti e dei misteri relativi alla scoperta del cosiddetto quarto continente, e lo faremo con un ospite particolarmente illustre e molto importante, Ruggero Marino. Ora attendiamo naturalmente che si colleghi, anche per fargli fare una debita autopresentazione. Ma io vi anticipo solo questo: Ruggero Marino è stato, oltre ad essere uno dei giornalisti più con le mani libere, più indipendenti del panorama giornalistico italiano, ha avuto una carriera giornalistica quarantennale, lui è stato il pioniere degli studi e delle ricerche sui retroscena, sulla storia nascosta della scoperta dell'America. Quindi siamo in febbrillante attesa che riesca a risolvere questo problema di connessione. Non dovesse farlo in tempi brevi, noi comunque entreremo. Noi intanto cominciamo a entrare un po' sull'argomento. Sì, allora abbiamo dedicato già qui nell'ambito del Sentiero di Atlantide, ma anche sul canale Facciamo Finta Che in generale, diverse trasmissioni sulla questione America. Io, se andate a vedervi la playlist, credo di averne fatte già 6 o 7. E in buona parte basate sul mio libro. Questo è uno dei vari miei libri, ma è quello a cui tengo di più. Il mio libro che io più amo, che è I Minoici in America e le memorie di una civiltà perduta. Un libro che è uscito nel 2021 e che rappresenta una sintesi di oltre 30 anni di studi
che il sottoscritto ha fatto sugli antichi viaggi oceanici. E c'è un muro di gomma, c'è un muro di silenzio che pervade tutto il mondo accademico, che pervade gli ambienti scientifici, che pervade le università. Ci sono dei dogmi, ci sono dei paradigmi insormontabili, un po' dappertutto per quanto riguarda l'archeologia. Ma se andiamo a parlare del continente americano, questi dogmi, questi paradigmi diventano degli steccati invalicabili. C'è una congiura del silenzio. Ebbene, io ho spiegato più volte in queste trasmissioni come esistano prove, evidenze. Le prove sono i reperti. Negli Stati Uniti, in Messico, in Canada, in Brasile, nell'America centrale, ovunque nel continente americano settentrionale e meridionale, sono state rinvenute testimonianze, reperti archeologici, iscrizioni relativi alle antiche civiltà del bacino mediterraneo. Lasciando stare la colonizzazione vichinga che ha interessato nel X secolo d.C. Terranova, il Labrador, la mitica Vinland, fra l'altro sono usciti anche dei documenti nuovi a proposito, magari ne parleremo perché è uscito un libro che leggevo l'estate scorsa, un libro molto molto interessante, che è stato pubblicato negli Stati Uniti e che ha avuto anche un'edizione italiana che annuncia ulteriori scoperte, perché poi è tutto davanti agli occhi. Ci sono biblioteche dove esistono codici manoscritti che ufficialmente non sono mai stati catalogati, classificati. Poi esistono centinaia di biblioteche private che sono dei tesori senza limite. Poi esistono le biblioteche dei monasteri. Io non sono mai stato sul Monte Athos, per esempio. Ci sono passato sotto, ma non sono mai salito su. Ma il Monte Athos ha una biblioteca di cui non ci forniscono neanche l'inventario. Lì ci sono dei codici, mi hanno detto che ci sono dei testi considerati perduti e i monaci se li tengono lì, gelosamente. Quando la Pancho Villa fece la famosa rivoluzione in Messico, che poi fu eterodiretta dagli Stati Uniti, una cosa che pochi sanno, una delle prime preoccupazioni dei rivoluzionari di Pancho Villa fu quella di saccheggiare, su commissione chiaramente, le biblioteche dei gesuiti a Città del Messico. Biblioteche dove erano conservati centinaia di codici Maya e Aztechi, che non sono mai divenuti di dominio pubblico e che vennero presi, impacchettati e portati negli Stati Uniti. Non è vero che gli spagnoli hanno distrutto sistematicamente tutti i codici dei popoli amerindi. Sì, sicuramente ne hanno distrutti tanti, ma tanti se li sono tenuti, perché i gesuiti se li studiavano questi codici. E guarda caso arriva la rivoluzione colorata di Pancho Villa, che è stata una grande messa in scena, che è servita a fucilare quel povero disgraziato di Massimiliano d'Asburgo, che venne catapultato ad essere imperatore del Messico torto collo, ma che fra l'altro si dedicava anche a scavi archeologici. Ma tutti questi codici, tutti questi archivi, tutte queste biblioteche dei gesuiti di Città del Messico, il contenuto venne impacchettato e finì negli Stati Uniti, dove non si sa. Penny Black, CIA, chi più ne ha più ne metta. Insomma, c'è una volontà di nascondere la vera storia del continente americano. Io ho raccontato più volte, no, come ci siano mai le prove, le evidenze, che in America ci sono andati tutti prima del fantomatico Colombo. Tutti. In America ci andavano i Fenici, fino in Brasile. Il Sud America è pieno di iscrizioni fenice, cananee, chiamiamole come vogliamo.
Il Nord America è pieno di iscrizioni celtiche, perché le popolazioni celtiche dell'Irlanda, delle isole britanniche, ma anche della Francia, della Bretagna, viaggiavano, andavano in America. Quando Giulio Cesare conquistò la Gallia, se leggete il De Bello Gallico, rimarrete meravigliati dalle descrizioni entusiaste che Giulio Cesare fece delle navi dei Galli. Giulio Cesare si inchinava al cospetto della maestosità di queste navi gigantesche, navi che non avrebbero avuto un senso logico se si fossero limitate a costeggiare le coste della Bretagna. Erano navi di 40-50 metri, con scafo impermeabilizzato con la pece, rinforzato, navi adatte ad attraversare l'oceano, navi che puntualmente attraversavano l'oceano, e Giulio Cesare questo lo sapeva. Ma poi sono arrivati i minoici. I minoici, e questo io l'ho spiegato molto bene, l'ho spiegato nel mio libro, l'ho spiegato in trasmissioni che abbiamo fatto. È grazie al rame del Michigan e dell'area dei Grandi Laghi che hanno potuto far partire l'età del bronzo in Europa e nel Mediterraneo. La civiltà minoica era una civiltà che navigava, era una talassocrazia, era una civiltà che aveva un vero e proprio impero, sia terrestre che marittimo. E fino a poco tempo fa gli archeologi ipotizzavano che questa esplosione del bronzo che si verificò nel terzo millennio a.C. fosse dovuta alla scoperta del rame di Cipro. Ma il rame di Cipro, sì, ci sono dei giacimenti di rame a Cipro, lo stesso nome dell'isola si collega al rame, ma il rame cipriota è estremamente impuro. Per una tonnellata di materia grezza viene un quantitativo esiguo di metallo puro. E non sarebbe stato sufficiente a inondare tutto il Mediterraneo di bronzo. Il bronzo è una lega. Il bronzo è una lega composta da oltre il 90% di rame e da circa un 10-11% di stagno. Lo stagno sappiamo dove lo prendevano in Cornovaglia, lo prendevano nelle isole britanniche. Principalmente, quindi le navi minoiche attraversavano Gibilterra, varcavano le colonne d'Ercole, arrivavano fino in Inghilterra, arrivavano fino in Cornovaglia e lì c'erano le miniere di stagno dove loro si approvvigionavano. Ma è stato dimostrato, al di là di ogni ragionevole dubbio, dalle analisi chimiche dei lingotti di rame rinvenuti nei relitti, soprattutto nel relitto di Ulumburum, un relitto trovato negli anni Ottanta al largo della costa turca. L'analisi chimica dei lingotti di rame fatti a pelle di bue, perché avevano una forma molto grande, no? Che ricordava un bue scuoiato. Ebbene, questi lingotti erano composti, sono esposti tutt'oggi nel museo, ma sono composti di un rame puro al 99,9%. Le caratteristiche mineralogiche di questo rame si trovano in un unico posto del mondo. Unico. Non viene quindi da Cipro, non viene dall'Anatolia, non viene dalla Germania, viene dall'area dei Grandi Laghi, del Michigan. E lì, grazie a ricercatori come Emilio Spericato e a tanti altri che si sono dedicati alla questione, è emerso che una isola in particolare, chiamata Île Royale, lì c'è il nome francese perché quel territorio venne colonizzato dai francesi nel XVI secolo. Quando i francesi arrivarono nel nord dell'attuale Michigan, nell'area dei Grandi Laghi, e si avventurarono su questa isola, la Île Royale, che è a nord del lago superiore, la trovarono completamente scavata come una forma di gruviera. Era piena di gallerie minerarie, di cunicoli che si estendevano per decine e decine e decine di metri sottoterra.
Chi aveva scavato quei pozzi minerari? Gli algonchini, le tribù locali, non conoscevano l'utilizzo dei metalli, non avevano la metallurgia, erano cacciatori e raccoglitori. Ma nelle loro leggende, nelle loro memorie, nelle loro tradizioni, nei loro miti, raccontavano di popoli, genti dai lunghi capelli neri fluenti, che a bordo di grandi navi venuti da dove sorge il sole, quindi da Oriente, quindi dalla nostra parte dell'Atlantico, arrivavano, scavavano, caricavano il minerale e lo portavano nel Mediterraneo. Sulla sponda settentrionale della Isle Royale è stata trovata una banchina portuale, un'antica banchina portuale in perfetto stile minoico, lunga 500 metri. Era la banchina dove attraccavano queste navi, che poi, attraverso un passaggio che esisteva all'epoca, che adesso per via del bradisismo non c'è più, perché il terreno si è sollevato nel corso dei secoli, esisteva un passaggio fluviale che permetteva alle navi di accedere dal San Lorenzo, dal fiume San Lorenzo, direttamente a Lake Superior ed arrivare a prendere questo rame. Quindi l'età del bronzo in Europa è stata fatta con il rame americano. Le merci hanno un valore. Le rotte navali sono sempre state tenute segrete dagli antichi popoli. E questa è una caratteristica che è stata condivisa da tutti i popoli dell'antichità. Le rotte navali erano segrete per i cinesi, per gli indiani, erano segrete per i fenici. Pensate che i fenici addirittura, se si accorgevano, se il comandante di una nave fenicia, oltre delle colonne d'Ercole, si accorgeva di essere seguito da una nave romana, perché le navi romane al tempo delle guerre puniche, anche prima, cercavano di seguire le navi fenice e cartaginesi per cercare di capire dove andavano. Se si accorgevano di essere seguiti, la regola qual era? La regola era perdere la nave, sfracellarla sugli scogli. Comandanti cartaginesi, e questo è attestato dalle fonti storiche, sono stati premiati da Cartagine per aver distrutto le loro navi quando erano inseguiti dai romani, per avere evitato che i romani potessero acquisire quelle rotte che dovevano restare segrete. Poi ci furono le guerre puniche. Delenda Cartago, Cartagine venne sconfitta. Nell'immaginario, come si studia a scuola, no? C'è il luogo comune, no? La leggenda metropolitana che Cartagine sia stata rasa al suolo, che poi ci abbiano sparso il sale. Ma i romani, secondo voi, erano così fessi da radere al suolo anche le biblioteche? No, i romani sicuramente hanno raso al suolo i palazzi governativi di Cartagine. Sicuramente hanno distrutto le strutture portuali, ma Cartagine poi è risorta subito dopo, perché una volta divenuta romana è ritornata ad essere la grande città portuale che era. Ma i romani si sono impossessati delle biblioteche di Cartagine, e impossessandosi delle biblioteche di Cartagine hanno acquisito la conoscenza delle rotte segrete dei cartaginesi. I cartaginesi valicavano abitualmente l'Oceano Atlantico, conoscevano le correnti, conoscevano le stagioni più adatte per partire e per tornare. Arrivavano in Brasile, arrivavano alle Isole Fortunate. E questo è un nodo importantissimo, quello delle Isole Fortunate, perché io, come spiego nel mio libro, le Isole Fortunate sono state dal tempo degli imperatori Antonini in poi
forzatamente identificate con le Canarie. Ma questo non torna con le descrizioni dei naviganti. Le Canarie sono isole piuttosto aride, sono di fronte alle coste del Marocco, lo sappiamo, hanno un clima particolare. Ci sono anche deserti sulle Canarie. Le Canarie non hanno un clima tropicale, non hanno un clima lussureggiante, come possono avere le isole dei Caraibi, come possono avere le Antille. Ebbene, io nel mio libro ho fornito le prove provate che Tolomeo, il più grande geografo dell'antichità, che ha fatto scuola, che è stato il punto di riferimento dei geografi fino a tutto il corso del Medioevo, Tolomeo ha deliberatamente falsificato le dimensioni della Terra perché agiva a nome e per conto dei Romani. Pensate quante cose sono state falsate, quante cose sono state falsificate. I Romani non potevano, avevano sì sconfitto i cartaginesi, ma non potevano permettere che potenziali altri loro nemici acquisissero le rotte per le Antille, ovvero per le isole fortunate, le attuali Cuba, Haiti, Santo Domingo, le attuali Antille olandesi, tutti gli arcipelaghi dei Caraibi, dove hanno trovato un'enorme quantità di relitti romani, fra l'altro. Cosa fecero allora? Commissionarono a Tolomeo una delle più grandi falsificazioni storiche. Tolomeo ridusse di diverse centinaia di miglia la circonferenza terrestre, cosa improbabile per un geografo attento come lui, tanto più che le dimensioni della Terra erano già state calcolate ben prima di lui e lui non poteva fare certi errori madornali. Li ha fatti di proposito, probabilmente su missione romana, perché c'era la necessità di far coincidere le isole fortunate con le Canarie, in modo che potenziali nemici di Roma non si avventurassero troppo oltre le colonne d'Ercole alla ricerca di quelle isole. E i romani ci andavano. Ci sono cronache, è tutto nero su bianco, e che le persone non leggono, non sanno trovare, non sanno fare i collegamenti. Ci sono cronache spagnole che fortunatamente sono state trascritte anche in italiano da un grande monaco calabrese che nel XVI secolo riportava fedelmente tutte le cronache che gli arrivavano dalla Spagna. Anche di questo parlo nel mio libro. E in queste cronache spagnole che riguardano l'esplorazione dell'interno del territorio del Messico, e qui siamo alla metà del Cinquecento, l'impero Azteco era già stato militarmente sconfitto, ma gli spagnoli non avevano ancora esplorato tutto l'entroterra. Man mano che avanzavano nell'entroterra, che esploravano, che verificavano cosa c'era, raccontavano di aver trovato numerose tombe romane, una delle quali conteneva addirittura un'armatura da centurione e un'urna in terracotta piena di denari e di aurei. I denari erano le monete d'argento di età imperiale, gli aurei erano le monete d'oro. Denari e aurei che risalivano al tempo di Adriano, quindi secondo secolo d.C. E queste sono, gli spagnoli non avrebbero avuto motivo di mentire, di inventarsi favolette. Loro descrivevano minuziosamente quello che incontravano strada facendo. E quando arrivarono sulla sponda pacifica, Acapulco, quelle parti lì, cosa raccontarono di aver visto? Tante navi cinesi. Addirittura c'erano dei porti realizzati dai cinesi, dove i cinesi commerciavano abitualmente con le tribù locali e raccontarono di aver visto, oltre a diverse navi cinesi all'ancora, al largo della California,
anche tanti relitti di navi cinesi e di navi a loro sconosciute presenti su quelle coste. Quindi lì c'era stato un via vai continuo. D'altronde l'ammiraglio Zheng He, anche di questo ne abbiamo parlato, l'ammiraglio Zheng He fu colui che portò la Cina a dominare i mari del mondo. E qui siamo al tempo della dinastia Ming, fra il XIV e il XV secolo. La dinastia Ming è famosa nei luoghi comuni, no, per i vasi. Ah, guai a rompere il vaso Ming perché è prezioso. Sì, la dinastia Ming non ha fatto solo i vasi Ming. La dinastia Ming cosa fece? Fece allestire una flotta, la più grande flotta del mondo, e incaricò di guidare questa flotta, che era chiamata la flotta delle navi del tesoro, da un ammiraglio. Un ammiraglio, un personaggio molto singolare, che lui era un prigioniero di guerra. Lui apparteneva a una stirpe musulmana, più o meno quella degli Uiguri. Sono tutt'oggi musulmani, sono di affinità con Turcomanna. La sua tribù venne conquistata dai Ming. Lui venne preso prigioniero dal ragazzo, diventò uno dei favoriti dell'imperatore perché era capacissimo, aveva grandi capacità militari. L'imperatore vide in lui grandi potenzialità. Tant'è che, oltre ad essere consigliere dell'imperatore, diventò ammiraglio e diventò il più grande ammiraglio della storia. Io vi ho già raccontato in precedenti puntate di queste navi del tesoro che, rapportate alle caravelle di Colombo, le caravelle di Colombo sembrano le scialuppe di salvataggio di queste navi, perché erano navi di 300 metri di lunghezza, navi che potevano solcare le acque di tutti gli oceani del mondo. E Zheng He con queste navi arrivò in Australia, arrivò in America, arrivò in Sudafrica. Hanno trovato ovunque, nell'Oceano Indiano, sulle coste australiane e sulle coste americane, in particolare in California, testimonianze della dinastia Ming, ceramiche, monete. E hanno trovato delle lapidi, delle iscrizioni, dei cippi che gli equipaggi di Zheng He facevano erigere nei luoghi dove sbarcavano, anche in Indonesia. Ma poi avvenne qualche cosa di insolito, qualcosa di anomalo, perché la storia è piena di misteri. Nel 1439 ci fu a Firenze il concilio ecumenico, quel concilio ecumenico che doveva sancire il riavvicinamento fra la Chiesa d'Oriente e la Chiesa d'Occidente. Anche di questo ne abbiamo già parlato, ma è fondamentale per capire un nodo irrisolto della storia. I medici fecero spostare questo concilio da Ferrara a Firenze, togliendo di fatto a Ferrara la palma di città candidata ad essere la culla del Rinascimento. Trasferirono tutto a Firenze come nuova Atene. A Firenze in quei giorni, ma non parteciparono ai lavori del concilio ecumenico, non gli poteva interessare sinceramente, ci fu una delegazione dell'impero Ming, una delegazione cinese, la cui presenza in città venne rilevata da più fonti storiche. Questa delegazione cinese, composta da cartografi, da ambasciatori, da scienziati, si incontrò a porte chiuse, non sappiamo cosa si siano detti, con Cosimo, il vecchio dei Medici, con Paolo del Pozzo Toscanelli, uno dei più grandi geografi e astronomi dell'epoca, con Giorgio Gemisto Pletone e con diversi altri personaggi. Sì, Gianluca. Scusa Nicola, non ti fra poco facciamo entrare Ruggero Mariotti, ancora un attimo. Stiamo risolvendo il problema tecnico. Sì. Aspetto solo l'ok dalla regia, non ti volevo far perdere il filo. Ok, torna pure.
No, no, nessun problema di perdita di filo, perché ci andiamo adesso a riallacciare con quello che ci dirà Ruggero Marino, che Ruggero Marino è stato il pioniere di queste ricerche in Italia da tanti anni, e ha scritto dei libri interessantissimi, e quindi sono particolarmente contento della sua presenza stasera, se riusciamo a risolvere questi problemi di collegamento. Purtroppo i computer spesso e volentieri sono delle brutte bestie, io ci combatto tutti i giorni. Proviamo a farlo entrare, vediamo se lo vediamo e sentiamo e se lui sente noi. Eccoci. Io mi vedo. Buonasera, ben arrivato Ruggero. Come sta? È stata dura. Come stai? Un po' affaticato, perché io poi mi innervosisco con queste tecnologie, quindi. No, non ti preoccupare, guarda, nulla accade per caso, abbiamo fatto una bellissima introduzione, Nicola ha fatto veramente un super lavoro per preparare il terreno a ciò che ci andrai a raccontare. Bene, io appunto, se avete domande, se no io parto, ecco, se io sono 34 anni che mi occupo di questo tema, e giustamente ho sentito, ti ringrazio, che mi hai definito pioniere, perché in effetti io con questa storia della scoperta dell'America ormai mi imbarca meno, ripeto, da oltre 34 anni. Ho scritto 4 libri e vorrei leggere una frase di Piero Melograni, che è un grande storico, che purtroppo è scomparso, con il quale ebbi una presentazione di un libro dove c'avevo un parterre de rois, perché c'avevo Mauro Mazza che faceva da coordinatore, c'avevo Giacobbo, Melograni, Francesco Perfetti, Folco Quilici e Gianni Letta. E quindi, diciamo, e Melograni, diciamo, fece delle osservazioni contrarie a quello, alle mie affermazioni. Però devo dire, in tutta onestà, dopo una settimana mi ha mandato questa mail. Sono uno storico dell'età contemporanea, quindi non possiedo gli strumenti per controllare la veridicità di tante affermazioni fatte da Marino a proposito di Cristoforo Colombo. Posta questa premessa, devo confessare che ho letto con grande passione il suo libro, è uno dei primi, su Colombo, e che più passa il tempo, più le sue tesi mi sembrano plausibili. E vado avanti. Sembra... Ruggero Marino cerca di abbattere i luoghi comuni accettati dalle accademie. Proprio per questo le accademie non gli daranno nessun riconoscimento. Ecco, mi pare che questa è la sintesi dei miei trascorsi di oltre 34 anni. E tutto è cominciato da... Io stavo al Tempo, ero redattore capo inviato, e sbarcai nell'isola di San Salvador, che sarebbe la prima isola dove scese Colombo, e al ritorno feci un articolo che andava in prima pagina sul Tempo, dicendo: tutti si preparano al cinquecentenario tranne l'Italia. Tant'è vero che la cosa maggiore che fu fatta fu una trasmissione di Aldo Biscardi sulla scoperta dell'America e il cinquecentenario. E però ricevetti una lettera al giornale, è cominciato come un giallo, ecco, una lettera al giornale che mi diceva: le cose non sono andate come racconta la storia, se vuole la porta a vedere una tomba in San Pietro, che forse le dirà qualche cosa. Io confesso, sapevo come sapevano tutti, 3 caravelle, è andato, non ha capito niente, poveraccio, è tornato, è morto senza sapere assolutamente che cosa aveva fatto. E lì insistetti, dissi: ma se rivolga agli storici, dico, io non me posso, Pierino, diciamo, di colpo si mette a fare lo storico e tutto quanto. Però questo insistette tanto che alla fine mi portò in San Pietro, e guarda caso non era più il giornalista, era San Pietro, e lì c'è una tomba che è l'unica traslata dalla vecchia basilica costantiniana alla nuova, in un omaggio strano per un papa colpito da damnatio memoria. E nell'epigrafe c'è scritto, fra l'altro, una tomba bellissima del Pollaiolo, che vale la pena di vedere anche dal punto di vista artistico, ed è unica anche nel senso che il Papa è in due posizioni, le altre statue dei papi morti hanno una sola posizione, e in una addirittura c'è in mano la lancia di Longino. Non sto qui ad aprire il discorso sulla lancia di Longino, voi siete preparati su questo tema, ma sarebbe da aprire un capitolo a parte, perché in effetti ricevette la lancia di Longino. In quell'epigrafe della tomba c'è scritto: Novi Orbis, Sua Evo in Venti Gloria, cioè nel tempo del suo pontificato la gloria della scoperta di un nuovo mondo. Questo Papa è morto 7 giorni prima che Colombo partisse, il 25 luglio. Guarda caso,
25 luglio, il calendario cristiano santifica Cristoforo Colombo. Sarà un caso. Parte 7 giorni prima e curiosamente un papa che aveva la giurisdizione delle terre da scoprire, per cui andavano a lui tutte le notizie delle isole nuove che venivano scoperte nell'Atlantico e venivano assegnate dal papa, che aveva appunto il potere di assegnarle. Curiosamente, un papa genovese, di fronte a un personaggio che andrà non si sa dove a piantare la croce, non ne dovrebbe sapere nulla. E questo papa indubbiamente è un personaggio un po' curioso, perché aveva 2 figli riconosciuti. Nessuno ci dice, ah, devo dire, io da giornalista, quando prendevo un buco, cioè non prendevo una notizia, a me mi facevano un liccio e busso al giornale. Qui hanno preso non un buco, hanno preso un abisso gli storici, perché in 500 anni nessuno ci parla di questo papa, tranne un francese, Orsellini de l'Orgue, nell'Ottocento, che lo nomina appena. Ma, scusate. Non ti preoccupare. Che solo nel, diciamo, che lo nomina appena, che però poi spiegherò che cosa fece appunto insieme ad un altro personaggio. Cioè, questo papa è un papa genovese di cui nessuno parla, nessuno ti dice che era il consocio di Lorenzo il Magnifico. Questo papa aveva 2 figli riconosciuti e il figlio sposa la figlia di Lorenzo il Magnifico e pare 8 donne, 8 maschi, 8 femmine addirittura avute prima che intraprendesse la carriera ecclesiastica, al punto tale che Pasquino scriveva: finalmente abbiamo il padre di Roma. Fra l'altro era figlio di Aronne, quindi vuol dire che il padre del Papa era ebreo a quel tempo. Era nipote di una saracina, quindi vuol dire che nel suo sangue si univano le 3 grandi religioni del libro. E cosa aveva intenzione di fare questo Papa? Io non so se conoscete la firma di Cristoforo Colombo, che è un triangolo esoterico che da 500 anni si cerca di interpretare, che è la firma che cominciò a utilizzare quando vide che forse le sue fortune cominciavano a declinare. È un triangolo di Dio. Adesso c'è un po' di fogli. Ecco, non so se si vede. Ecco, così. Questa è la firma di Cristoforo Colombo. Cristoforo Colombo, visto che parliamo di Dante, Colombo alla fine del mondo, scrive come Dante che chi sa leggere e scrivere lo fa in 4 modi diversi. E questo sarebbe l'ignorantello marinaio. Io penso che questa firma va interpretata in 4 modi diversi. Spoferens è diciamo, la scritta greco-latina, quindi sapeva anche il greco del portatore di Cristo. E credo che laddove la terza riga c'è una X, una M, una Y, sia Cristo, Maometto, Yahweh, portatore di Cristo. Perché nel libro delle profezie, scritto da Colombo con un monaco certosino, nessuno parla qua del libro delle profezie, scritto da Colombo, più volte Colombo scrive che lo Spirito Santo è presente in cristiani, musulmani, ebrei e di qualsiasi altra setta. Qui non ci troviamo di fronte al marinaretto, ci troviamo di fronte all'uomo vitruviano, all'uomo universale. A me dove è andato Colombo non me ne può importare di meno. Qui ci troviamo di fronte a un uomo universale. Curiosamente, qui devo dire il mio azzardo è non da poco, però gli indizi ci sono. La somiglianza fra Colombo, fra il Colombo del ghirlandaio e lo studio fatto dal pollaiolo della tomba del Papa hanno una somiglianza notevole. Colombo al nord è come Esposito al sud, figlio di padre ignoto, figlio dello Spirito Santo. Quindi le supposizioni a questo punto possono essere tante, però l'identikit di Cristoforo Colombo, che non scopre niente, sia chiaro, ma per me non diminuisce la sua importanza, anzi, perché sarà martirizzato Cristoforo Colombo, e forse nessuno sa, o pochissimi sanno, che due papi, e non è il giornalista che parla, come Pio IX e Leone XIII, hanno cercato di fare santo Colombo. Pio IX dice che quando si troveranno i documenti si capirà chi era Cristoforo Colombo. Leone XIII fa una lettera enciclica mai fatta nei confronti di qualcuno che non sia già beato,
fatta fare da un cardinale eminentissimo francese eruditissimo, dicendo: Colombo è nostro, quello che ha fatto lo ha fatto per la Chiesa. Stessa frase che verrà detta su Dante da Paolo V. Ecco le similitudini fra i due, per cui sta storia dell'America è veramente era un segreto di Pulcinella. Io dico, e qui scherzo, che non a caso oggi diciamo hai scoperto l'America per dire che hai scoperto l'acqua calda. Colombo aveva le carte. Ci sono testimoni che dicono che Colombo usufruì, cioè che Pinzon nella primavera del 92, poco prima della partenza, arriva a Roma e va nella biblioteca di Innocenzo VIII e vede le carte che attestavano l'esistenza del Nuovo Mondo. Piri Reis, che voi conoscete benissimo, nella carta del 1513 dice che quella carta è fatta sulla base di 20 carte, di cui la più importante era quella dell'infedele grande cosmografo Cristoforo Colombo, che nell'anno 890 dell'Egira, che nessuno traduceva, raggiunse le coste di Antiglia e quelle carte risalivano alla biblioteca di Alessandria, addirittura. Cosa che viene confermata da alcuni testimoni, morto Colombo, nei pleitos, quelli che saranno un processo di circa 40 anni, in cui verrà fatta carne di porco di Cristoforo Colombo, perché l'errore maggiore dei discendenti di Colombo, che si erano imparentati con i reali di Spagna, fu di fare causa ai reali, che erano quelli che nominavano i giudici. Dico, ma se può, abbiamo visto recentemente cosa succede a livello di magistratura, figuriamoci a quei tempi. E tutto quanto, così tutti i testimoni, e dissero di cotte e di crudi nei confronti di Cristoforo Colombo. Ecco che secondo me la scoperta dell'America non fu assolutamente una scoperta, questo è pacifico, ormai lo sappiamo. Però, ad esempio, i vichinghi, sappiamo che sono stati in America. Nessuno ci dice che la vedova di Erik il Rosso e del fratello, perché ne sposò due, perché morirono, venne a Roma da un papa Paolo Benedetto cosa e si fece suora. Cioè, di Colombo si dicono tutte le cose negative, non si ricostruisce assolutamente. Io ho una casistica di menzioni. Ad esempio, c'è Cicerone nel sogno di Cicerone, nel sogno di Scipione, parla praticamente dell'altro mondo in maniera pacifica. Sì. Colombo scrive che, e questa fu una frase che diedi a Cadelo che faceva la ricerca sui Romani, che i romani si diedero molto da fare per la ricerca del Nuovo Mondo, in particolare Cesare Nerone. Lo scrive Colombo. Cioè, st'America era conosciuta, però è chiaro in certe cerchie intellettuali, non è che fosse conosciuta a livello popolare, però era un'eresia, perché il mondo era sacro, trinitario, esisteva l'Europa, l'Africa e l'Asia. Ammettere l'esistenza di un nuovo mondo significava andare contro i padri della Chiesa. Ecco perché a un certo punto, quando poi si scopre la stampa e la cultura non è più dei chierici nei conventi, nei monasteri, e quando i principi cominciano anche loro a capire che c'è dell'altro e di più da poter conquistare, la Chiesa decide di mandare il suo inviato. Colombo. Se volete fatemi domande, se interrompete. Colombo è un cavaliere a tutto tondo. Ora, che sia un cavaliere, è un cavaliere di erede templare. La prima xilografia porta una croce che è una croce templare. Però nessuno dice che Innocenzo VIII, il Papa, fu l'unico che riuscì a riunire in un unico ordine i vari ordini. Quindi quella croce è anche una croce onnicomprensiva, una croce di resurrezione, come è nelle tavole di Piero della Francesca, di cosa col Cristo che risorge, con la croce rossa, perché si aspettava la fine del mondo. Mai come in quel tempo, molto più che nel 1000. In 1484, l'anno in cui viene insediato il Papa Innocenzo VIII, è considerato un anno fatidico per il cambiamento, in particolare della religione e di avvenimenti che riveleranno forse tante altre cose. E non a caso verrà rivelata l'America. Non a caso di lì a poco scappa fuori Lutero, per cui la religione cambierà. Cioè, veramente, qui si è fatto, col Colombo si è fatto un fumetto d'antiquariato, una barzelletta d'antiquariato, mentre il disegno è complessissimo. Appartiene al Rinascimento italiano. Oggi, finalmente, di Guardi di Botticelli, se riesce a capire anche cosa significa un filo d'erba, così è la storia di Cristoforo Colombo.
ci hanno raccontato una favoletta allucinante. Mi meraviglio che in 500 anni non si sia cercato di capire chi è questo personaggio complessissimo. Io, altra cosa, ad esempio, io ho scritto 4 libri, naturalmente ho avuto a che fare con Cardini, all'inizio a Roman Draghe, quando ho fatto il primo libro, che era la storia del giornalista, che da Fantozzi pensava di diventare Indiana Jones, mi disse bravo, bravo, mi fece una cosa, quando mi sono messo a fare i saggi con le note, ma cercavo di distruggere la chiesa di Santa Maria Novella, la facciata, non c'entrava niente. Io ho scritto 300 e passa pagine, con 70 pagine di note, dopodiché hanno buttato via con l'acqua sporca il bambino completamente. E oggi questi, anche i columnisti di Genova, che non sapevano nulla di Innocenzo VIII, nomina uno Innocenzo, un'altra cosa, se nomino fra di loro e a me mi ignorano. Metto per inciso, io Caro Vizzi, sono stato quello che ha scoperto la mappa di Teglio, di cui si sono appropriati tanti altri personaggi di cui è meglio non parlare, devo dire, che nemmeno mi hanno messo nella bibliografia. Vabbè, oggi, ecco, per dirla, in Vaticano si vende questo poster con la storia di tutti i papi, no? Allora, tra le accuse, naturalmente io l'ho citato tra le tante cose, e qui c'è scritto aiutò Cristoforo Colombo, a proposito del Papa, nella scoperta dell'America. Allora, i Soloni, ah, Ruggero Marino si appiglia un poster che vendono in Vaticano, e però curiosamente sono riuscito a trovare l'originale del poster, che è stato fatto dall'archivista vaticano, non mi ricordo adesso il nome, che era un uomo di cultura eruditissima, che approvò il poster che si vende, dove c'è scritto aiutò Cristoforo Colombo alla scoperta dell'America. Io devo dire che la frase Novi Orbis Suevo inventi gloria è stata fissa nel 1600, ma non credo che i discendenti del Papa, che probabilmente hanno voluto che si mettesse quella frase, abbiano, cioè, mettila tranquillamente lì, viene dalla fabbrica San Pietro, viene esaminata parola per parola, tant'è vero che quella lapide è stata esaminata parola per parola, perché laddove si dice che Gem, il figlio di Maometto II, era in Vaticano, si dice che era imperatori, evidentemente dopo il Concilio di Trento non andava più bene, per cui ci è sovrapposto sopra, si vede ancora, hanno cercato di cancellarlo, ma si legge tiranno. Quindi quella lapide, quelle poche frasi, sono state viste attentissimamente. Che altro? C'è da dire che Marco Polo, cioè Colombo, leggeva attentamente Marco Polo, lo usava attentamente. Sì. Anche lì ci sarebbe da aprire un capitolo nuovo e completo. Adesso sono i 700 anni dalla morte di Marco Polo, e perché a quel tempo Marco Polo era un'autorità geografica. Sappiamo che il testo è stato rivisto da uomini di chiesa che lo hanno tagliato. In morte Marco Polo disse che io ho scritto tante cose, ma alcune non le ho scritte, tra le tante. In più, laddove si parla del Cipango, che tutti i professori dicono che si tratta del Giappone, andatevi a rileggere per curiosità le due pagine del Cipango, perché curiosamente poi si parla delle Indie, e poi ci sono due pagine sul Cipango, che sono rimaste per fortuna. Laddove dice che per andare al Cipango ci vuole un anno per andare, un anno per tornare. Il Giappone sta un tiro di schioppo dalla Cina. I cinesi hanno cercato di sbarcare in Giappone, di conquistarlo, non sono mai riusciti a sbarcarci. Marco Polo racconta invece che 30.000, per un seguito al famoso vento, il kamikaze, il vento è infortunale, e fecero un naufragio e 30.000 sbarcarono in Giappone. Ma cosa dice addirittura? Che quando ti fanno prigioniero nel Cipango, dopodiché te cucinano e ti mangiano. Ma te rendi conto, dico, la cultura dei samurai era a questo livello. Se uno va a guardare le carte del Giappone, la desinenza in Anko non la trovi da nessuna parte. Se vai a guardare il Mesoamerica, ne trovi un'infinità. Durango, Chichibastenango, Kisipango, vicino Città del Messico. È chiaro che già una porzione di America. È già una porzione di America. Altra storia. Dice, non ha mai capito perché è andata alle Indie. A lui pensava di essere andata alle Indie. È normale.
tutto quello che stava da quella parte, per le persone di cultura di quel tempo, erano indie. C'erano due, tre, quattro indie. Ecco che l'America per loro era indie. Non potevano che chiamarle indie, indiani. Non ha sbandato nulla Cristoforo Colombo. E dicevo di Marco Polo, adesso ogni tanto c'è fuori la notizia, che poi scompare, che Marco Polo ha una mappa che sta, non mi ricordo se a New York o a Parigi, dove c'è una parte dell'America del Nord. Sì. Map with ship, mappa con, ed è una mappa di Marco Polo. Colombo leggeva Marco Polo, Marco Polo è stato dai cinesi, i cinesi andavano sicuramente molto prima di Colombo in America. È chiaro che, cioè, la Chiesa perché sapeva anche? Perché tutti i missionari che andavano in Cina tornavano e dicevano: guardate che questi sanno, vanno da un'altra parte, tutto quanto. Cioè, veramente, sono cose abbastanza elementari da ricostruire. Ad esempio, i soldi dati per la spedizione di Colombo. Gli storici spagnoli ci dicono che i gioielli di Isabella sono una fandonia, perché non c'avevano più una lira i reali di Spagna per la battaglia che facevano contro i Mori. E curiosamente la trafila dei soldi io l'ho rifatta tutta. Gli storici ci dicono che metà è spagnola e metà è italiana. La metà italiana sono Banca dei Medici, Giannotto Berardi, che sarà sempre tra i finanziatori e soci di Colombo, altri genovesi tutti imparentati con il Papa, non c'è nessuno che non è imparentato con il Papa Innocenzo VIII, la metà spagnola, vediamo. Ci dicono, è dalla Santa Hermandad, una milizia laica spagnola. Già il fatto che si chiama Santa a me mi lascia qualche perplessità. Però non ci dicono che 3 giorni dopo la milizia che era, la Santa Hermandad che era amministrata da due personaggi, Luis de Santangel e Francesco Pinelli. Francesco Pinelli, che alcuni dicono che era il socio principale, era nipote del Papa. Luis de Santangel, che dicono gli spagnoli uomo del re di Spagna, era il ricevitore delle rendite ecclesiastiche in Aragona ed era un ebreo converso. Non solo, ma 3 giorni dopo quella somma fu restituita con la bolla della crociata di Innocenzo VIII, che era la bolla che finanziava la guerra contro i Mori in Spagna. Bolla della crociata, che era della diocesi, se non erro, di Badajoz, che era amministrata fra gli altri da un gentile familiare del Papa di Roma. Quindi tutti i soldi fanno capo a Innocenzo VIII. Innocenzo VIII scompare puntualmente il 25 luglio del 92, forse gli hanno dato un aiutino perché Sì, Borgia si sa che non era quel gentleman, tanto più che morto il Papa. In 3 giorni scompaiono 200 persone a Roma, 200 persone. Il bibliotecario di Innocenzo finisce nel Tevere, il medico non so dove, insomma è una carneficina. il 1492 è stato un anno della strage. Sono scomparsi soltanto in Toscana. Io ho fatto più che altro ricerche lì. Nell'entourage dei Medici, a parte Lorenzo il Magnifico, E muore anche ma lui, poi chissà come. è morto avvelenato. Era già malato per la gotta, ma gli hanno dato l'aiutino, l'hanno eliminato. Poi c'è stata la morte del Poliziano, Pico della Mirandola, c'è stata la morte di Michele Marullo, che sapeva tutto su queste cartografie perché collaborava con Paolo Dal Pozzo Toscanelli. C'è stata la morte di tantissimi personaggi umanisti, soprattutto scienziati, cartografi, anche della corte di Milano, del Ducato di Milano, a Venezia. È stato un anno in cui hanno fatto fuori decine e decine e decine di persone perché erano scomode, perché dovevano rimettere la storia su altri binari. Infatti, secondo me, io dico appunto che probabilmente c'era una lotta in Vaticano tra chi, appunto, visto che c'era un papa che riuniva le tre grandi religioni, è un discorso che ancora oggi non viene accettato assolutamente. Mi ricordo che quando Giovanni Paolo II e lo Spirito di Assisi andava dai francescani ad Assisi a cercare di fare, prendeva degli schiaffi da dei grossi cardinali e tutto quanto. Figuriamoci, può darsi che il buon Alessandro VI volesse anche in qualche modo difendere la Chiesa di Roma, mettiamola così nel migliore dei casi, ecco. E io, lei, ad esempio,
Non è che c'è da leggere molto di Colombo, cioè sono 500 pagine, però basta poco per rendersi conto che non è quello che ci hanno raccontato. C'è una lettera in cui Colombo fa tutti questi nomi: Sant'Isidoro, Beda, Strabone, Aristotele, Tolomeo, Plinio, Pietro Comestore, Niccolò di Lira, Averroè, Pedro de Aliaco, Seneca, Alessandro Magno, Cesare Nerone, Esdra, Sant'Agostino, Sant'Ambrogio, Zaccaria, San Giovanni, il Beato Simone, Francisco de Mairones. E dico, questo sarebbe il marineretto ignorante, e dico, porca miseria, e dico, ma ce ne vuole, dico, è una lettera di Colombo, non è che c'è da... Ora, torniamo, andiamo anche a un'altra cosa. Questa pure è una cosa rarissima. Nessuno usa questa immagine di Colombo. Questa immagine di Colombo, già è strano che gli fanno un medaglione, perché i medaglioni, voi state a Firenze, sapete che si facevano per personaggi di una certa levatura. Questo potrebbe essere il primo ritratto di Cristoforo Colombo. È stato fatto da un incisore, un certo Bertoldo, incisore fiorentino, allievo del Donatello e protetto da Lorenzo il Magnifico. Quindi, se diciamo il Papa era il consorcio di Lorenzo, Colombo c'ha un ritratto fatto da un incisore amico di Lorenzo, ma fosse stato a Firenze, si fosse incontrato con Toscanelli. Non lo dico Probabilissimo. io per primo, non lo dico io per, lo dice Sandro Parronchi, che è un poeta, un personaggio di levatura notevole. Però queste cose spariscono, vengono pubblicate e spariscono. Questo, se è il primo ritratto di Cristoforo Colombo, come è presumibile, dimostra che probabilmente... No, anche perché le lettere di Toscanelli, come voi sapete, per tanto tempo sono state ritenute un falso. Solo ultimamente, come il libro dei primi leggi, finalmente è scappato fuori. Adesso sì, ma ammetto che sono vere, e guarda caso c'è questo fatto che potrebbe creare un collegamento diretto con Colombo Toscanelli, perché poi il linguaggio tra il presunto marinaretto ignorante e un uomo di un'eccellenza culturale incredibile è familiare quanto mai, cioè stanno parlando due amici, non è che stanno parlando un solone e un accattone, una specie di vucumprà che sta chiedendo lumi. Cioè, veramente delle cose io le tengo incredibili, incredibili. Se avete qualche domanda da farmi, io cerco di... Ad esempio, ecco, scusa, no, no, vi dico altre cose che... Allora, Panvinio è il successore del Burcardo alla corte di Roma, è un contemporaneo. Panvinio scrive: occorsero altre grandi cose, e tra le altre, quasi alla fine del pontificato, io sto parlando di Innocenzo VIII, la maggiore che si sia mai verificata a memoria d'uomini, per cui Cristoforo Colombo scoprì il mondo nuovo e non senza mistero. Avvenne che, regnando un genovese, l'orbe cristiano, un genovese trovasse un altro mondo nel quale fondare la religione cristiana. Innanzitutto, qui ti dice che, essendoci un genovese papa, scoprì l'America. Fondare una nuova religione. Las Casas, che voi sapete è un altro dei grandi cronisti che conobbe Colombo, scrive che Colombo andava a fondare una chiesa nuova. Cioè, ecco perché ancora oggi, secondo me, la Chiesa rifiuta completamente un discorso del genere, perché forse c'era qualcosa anche di teologico da rivedere. O forse c'era un legame con i Templari e qui si parlava di una chiesa giovannita e in Ma dissonanza con il Vaticano. più che c'era una chiesa spiritualista, si voleva, secondo me, ritornare ad un Vangelo evangelico primitivo. Tanto è vero che lui sta sempre con i francescani, con gli spiritualisti, che quando lo mettono in catene indossa il saio francescano, che muore con il saio francescano. Cioè, questo veramente, ad esempio, Cicerone, se vuoi te la leggo, forse la conosci, Tom il sogno di Lucidionis, sì, sono Tony memoria, Cicerone. è bellissimo. Allora, nelle etimologie di Isidoro, saltiamo Cicerone, nelle etimologie di Isidoro si leggeva, dicono, qui siamo nel 400-500, mi pare, Isidoro la spiglia. dicono che ci sia un altro continente oltre i tre, questo è un uomo di chiesa, fra l'altro,
oggi conosciuti oltreoceano, da nord a sud, e laggiù il sole è molto caldo come in nessun altro nostro paese. Ancora di più, Raimondo Lullo, altro francescano, alchimista, beh, la principale causa del flusso e riflusso del Mar Grande o del Mar d'Inghilterra è l'arco dell'acqua del mare che a ponente appoggia o confina in una terra opposta alle coste d'Inghilterra, Francia, Spagna e di tutta la confinante Africa, nella quale gli occhi nostri vedono il flusso e il riflusso delle acque. Perché, insomma, la faccio breve, dimostra che ci deve essere un altro continente dove rimbalzano le acque per i flussi e i riflussi delle maree. Altra cosa importantissima, l'Inca Garcilaso della Vega, a dimostrazione che il Cipango non era il Giappone, dice che nella qual venerazione i successori rendevano al sole gran sacrifici di pecore e di altri animali, mai però di esseri umani, come a torto sostengono Polo e quanti lo hanno seguito. Non sta parlando delle terre americane, Chiaro. per le quali Polo ha scritto che stanno facendo i sacrifici umani. Cioè, ma che altro si vuole, insomma, non lo so. Ah, c'è un'altra lettera, adesso non la trovo, forse, di José Ferrer, altro strano personaggio di cui nessuno parla. José Ferrer parla di Colombo e termina la lettera con il motto dei Templari, non nobis nomine sed tua. Cioè, veramente, io trasecolo perché io ormai ho una certa età, probabilmente sono nato postumo, ormai mi sono reso conto che la soddisfazione non ne avrò in questa vita, però insomma, ecco. Continuerò, ripeto, era un'ossessione, è diventata una missione. Vediamo un po' come finirà. Anche il fatto, il comportamento con gli indios, anche là c'è tutto da rivedere, perché con gli indios che si comportavano bene, cioè si comportavano bene con i Taínos, che erano abbastanza miti, lui ha sempre ottimi rapporti. Con i cannibali no. Con i cannibali lui li fa, li schiava e li combatte. E lui fa le frasi di Bernardo di Chiaralle, buono con i buoni, cattivo con i battivi, con i cattivi. Secondo me, a quale ordine apparteneva? Ripeto, sicuramente un erede templare, non ci piove. Sì. Però è chiaro, sono passati 2 secoli, quindi c'è stato un mutamento, qualche aggiustamento c'è stato. E quindi lui è fedele al Papa, non al Papato e a Roma, non, su questo non ci sono dubbi. Io penso che possa essere anche del Santo Sepolcro. Perché qualche volta sulle vele c'è la croce di Gerusalemme, non c'è solo sempre quella croce. E non a caso il Santo Sepolcro è l'unico ordine che nei primi del Novecento ha richiesto di fare Santo Colombo e di metterlo come primo dei loro cavalieri. Tutto qua. Cioè, ecco, ad esempio, ho preso solo delle frasi a caso a proposito degli indios. Io proibisco che in alcuni momenti, che alcuni li molesti o prenda loro nulla contro la loro volontà. A proposito dei cannibali, decida Vostra Altezza se si dovranno catturare. Decida Vostra Altezza. Isabella che difendeva gli indios, io non l'ho mai trovata. Questa ce la raccontano, ma io non l'ho mai trovata in 34 anni. A proposito del loro cibaio, del cibao, che si trovava in grandissime quantità. Ah, cibao. Cibao, innanzitutto lui battezza San Salvador, Santa Isabella, e poi in primo tempo Cuba è Juana, Giovanna, il Papa si chiamava Giovanni Battista, dopodiché diventa Cuba. Il Papa, l'etimologia è Cubus o Cubos, quella diventa Cuba. La terra dell'oro è il Cibao, quello si chiamava Cibo. Cioè, e vabbè, e loro in grandissima, anche questa storia che non portava ora abbastanza, altra fregnaccia allucinante, perché tanto è vero che cominciano subito a mandare i loro, se non portava oro, perché avrebbero dovuto mandare equipaggi contro le regole degli accordi che avevano fatto con Cristoforo Colombo, senza contare che io ormai sono quasi sicuro che ci fu un viaggio precedente che riguarda Sì, Innocenzo VIII e che è stato cancellato da alcuni chiaro. La Lapide, da alcuni Piri Reis, da cui lo stesso Oviedo, che è uno storico spagnolo, dice che ci andò nel 1991, lo dice Guicciardini, lo dice Piri Reis, 890 dell'Egira, da 485, gli storici, ma no, si legge male, è 891, e andate a vedere, 891 e 90, 91, quindi sempre prima del 92. Sì.
Guicciardini, Oviedo, abbiamo visto Panvinio, cioè ce ne sono tanti altri storici successivi del 700-800 dicono che lui è andato prima. No, ma è chiaro che ci fu un viaggio prima, ma ce ne sono stati Quando diversi prima. lui firma gli accordi con i re di Spagna il 17 aprile 92, il documento dice va alle nuove terre che ha scoperto, non è che va a scoprire, lì c'è scritto che ha scoperto. Quindi dico, santo cielo, insomma, rivolete vedere qualcosa? A proposito di un grandissimo Eneo, non lo portò, appunto, dice, non lo portò perché glielo avevo proibito ai suoi marinai, perché non sapevo che gente fosse quella. E se si sarebbero seccati nel vedere stranieri prendere ciò che hanno nella loro terra. Io le facevo aprire le porte delle case, davo loro qualcosa e li rassicuravo. Ad un cacicco, e così gli feci molto onore, lo vestì molto bene, gli diedi molti gingilli e gli diedi anche la sua maschera d'oro, perché non volli prenderla, perché capissi che con l'oro non poteva comprarsi la giustizia. Ah, insomma, che ha da dire questo poveraccio? Vabbè, se avete qualche domanda, io sono a disposizione. No, no, prima si parlava del Toscanelli, no? Sì. Dei probabili rapporti con Colombo. Ma prima che ti collegassi, io raccontavo come ci sono le prove che Toscanelli, nel 1439, contemporaneamente al concilio ecumenico che ci fu a Firenze, Toscanelli si incontrò con una delegazione dell'impero Cinesi, Ming cinese certo, con i cinesi, è certo. e quelli gli portarono le mappe. Ma è chiaro, i Ma ci cinesi. fu qualche cosa di inesplicabile che la storia non ha mai spiegato. Allora, la Cina a quell'epoca dominava i mari, c'era la flotta di Zheng He, le navi del tesoro, le chiamavano navi di 300 metri, andavano in Australia, andavano in California, andavano in Messico. Quando questa delegazione Ming arriva a Firenze, fa delle trattative segrete che non conosciamo perché non abbiamo i verbali. Certo. Quando sta delegazione torna indietro, l'imperatore Ming fa richiamare in patria la flotta, la fa distruggere, Ma anche le carte distruggono tutto. tutto. Io non ho mai capito qual è stata la controparte. E Ma non c'è, addirittura. secondo me no, scusa, non vorrei, non credo che Sì, ci sia no, no, non controparte. cambio. Cioè, i cinesi ritenevano che tutti che erano al di là dei loro confini erano barbari, a quel punto avevano deciso, e non volevano averci a che fare. Quindi distruggono qualsiasi cosa che potesse dimostrare che avevano avuto rapporti con le altre e vietavano a tutti di andarci, come ad esempio nei tempi antichi, se i fenici andavano oltre le colonne del Terpoli, quando tornavano venivano ammazzati. Quindi ce li mandavano, dopodiché tornavano e li facevano fuori. Io dico, appunto. Sto segreto di Pulcinella, io dico, se un cuoco oggi fa una ricetta particolare, non va a dire a nessuno. Se qualcuno andava in America, ma prendeva oro, argento, pietre preziose, quello, Erano quell'altro, segreti di o andava Stato, a quello sicuramente raccontare. erano segreti perché erano segreti di Stato. Ma io mi No, ma. chiedo questo: la Cina ha dominato i mari in tutto il mondo per 2 secoli, 1 secolo e mezzo. Questa interruzione improvvisa, questo richiamare in patria la flotta e addirittura distruggere le navi, la Cina cedette, secondo le ricerche che ho fatto io, ai Medici il controllo di alcune rotte. Venne anche costruita una fortezza in perfetto stile fiorentino al termine della Grande Muraglia in quell'anno, nella città di Shanhaiguan, dove la Grande Muraglia finisce sull'oceano. È stata costruita una fortezza che è la copia della fortezza d'Abbasso di Firenze, cioè identica. Praticamente hanno acquisito le rotte. Ci fu poi una spedizione che viene raccontata in un testo di Raffaello Gualterotti, anche se è un testo del Seicento, ma lì si racconta di una spedizione fiorentina che è partita da Porto Venere nel 1442, sarebbe arrivata poi all'estuario del fiume San Lorenzo il 4 luglio di quell'anno. E si parla quindi di una colonizzazione fiorentina, soprattutto di quei territori a nord, no, del San Lorenzo, dell'odierno Canada. Evidentemente i cinesi, per cedere queste rotte, devono aver avuto una contropartita.
cosa hanno avuto in cambio? Questo Beh, io non ho però dovrebbe riscontrato. essere proprio clamorosa la contropartita, perché insomma non era una cessione da poco, insomma. Ricordavo anche un'altra cosa, che Colombo al ritorno dal viaggio scrive una lettera. In quella lettera si azzarda a dire, se fosse quello che ci hanno sempre raccontato, che diciamo che lui chiede al Papa di fare cardinale il figlio minorenne Diego, così come il Papa ha fatto cardinale il figlio minorenne di Lorenzo il Magnifico, che diventerà Papa Leone X, Sì. il quale Lorenzo non ha fatto quello che ho fatto io. Ma come si permette, se fosse quello che ci raccontano? Dico, ma sai dove finirebbe uno del genere? Si paragona a Lorenzo, ma dice addirittura Lorenzo non ha fatto quello che ho fatto io. Se, visto che il titolo era Dante Colombo, e volevo leggere anche un passo di Dante dove secondo me Certo. Dante sapeva, ma non poteva dire più, già era condannato a morte quello, quell'altro, se ci aggiungeva la controeresia del nuovo mondo, di un mondo, di un altro mondo. Ci sono più passi, però questo forse i mi volsi a man destra e puosi mente all'altro polo. Questo la conoscerei benissimo. E vidi quattro stelle, non viste mai fuorca la prima gente. Tutti, siccome hanno fatto un'interpretazione letterale della Divina Commedia, non si sono portati a fare ulteriori approfondimenti, per cui dicono sono le quattro virtù cardinali. Ma come si fa a dire quattro virtù cardinali quando qui parla dell'altro polo e di quattro stelle? Queste sono chiaramente la croce del Tour. E poi, o goder pareva il ciel di Lofarmel, o settentrional vedosito, che sarebbe la zona nostra, la parte nostra, poiché privato sei di mirar quelle. Cioè, noi quelle, le croci del Sud non la vediamo, insomma. Io faccio nel libro anche un raffronto tra l'Ulisse Dantesco e Cristoforo Colombo, perché lui, appunto l'Ulisse Dantesco pagano non gli è consentito di toccare il nuovo mondo, al cristiano invece viene consentito. Insomma. Anche un altro passo dice: tutte le stelle già dell'altro polo vede alla notte. Parla dell'altro polo, non è che parla di Marco Polo, insomma, qui è chiaro. E comunque, va. Sarebbe da dire tante cose, ma insomma, mi pare che siano sufficienti. Vi dicevo appunto a proposito, io ho tentato questa similitudine tra i due, e tutti e due in fondo sono alla ricerca del paradiso, uno del paradiso terreno, perché si pensava che era Oriente il paradiso, e lui andava, tant'è vero che quando vede le fonti, le foci dell'Orinoco, parla di paradiso, di aver raggiunto il paradiso, Cristoforo Colombo. Tutti e due hanno frequentato ordini minori, in particolare i francescani spiritualisti, e tutti e due si ispiravano a Gioacchino da Fiore. Anche Gioacchino da Fiore è un personaggio importantissimo in questo senso. Non a caso poi Dante dice di spirito profetico dotato. Tutti e due hanno combattuto, Colombo a Granada e Dante a Campaldino, e tutti e due sono cavalieri. La croce templare sulle vele di Colombo, che è iniziata ai fedeli d'amore, quindi una filiazione templare, e alla fine, e non a caso, poi come ultima guida Dante sceglie San Bernardo di Vacchiaravalle, che è colui che è il fondatore dell'ordine templare. Si dice che Dante a Parigi assiste al rogo dei templari, e pare che si sia incontrato con Marco Polo, anche questo lo dicono gli storici. Forse c'è anche un riferimento alla Divina Commedia molto labile. Era a Parigi insieme al padre di Giovanni Boccaccio, che era un suo caro amico, che lui frequentava Parigi per affari. E fra l'altro loro non erano lì per caso, ma loro erano incaricati di prendere poi le ceneri di Jacques de Molay e portarle Addirittura. a Firenze, cosa che hanno fatto. Addirittura. Ah, questo non lo sapevo. Pensa, perché nel testamento di Giovanni Boccaccio, che ereditò poi le proprietà del padre, Giovanni Boccaccio collezionava reliquie. Nel testamento del Boccaccio risulta un'urna con le ceneri di Jacques de Molay che Boccaccio avrebbe lasciato alla chiesa della Badia Fiorentina. La chiesa della Badia Fiorentina nega di averle mai avute. Comunque c'era, da Dante in poi, secondo me c'è la necessità, proprio una cosa di fissazione della renovazio.
Non a caso, vita nuova, mondo nuovo, rinascimento, non si fa che per parlare di rinnovamento, di qualcosa di trasformazione. Tutti e due usano dire che chi sa leggere e scrivere lo fa in quattro modi diversi, quattro sensi della scrittura, cosa che per il Colombo che conosciamo è clamoroso, quattro sensi della scrittura, insomma. Paolo VI dice: Danto è nostro, Leone XIII, Colombo è nostro. Tutti e due sono esperti di gematria. Dante, i Trentatecanti, quello che là, Colombo, Tre Caravelle, il giorno della Santa Trinità, 3 agosto, tutto qua. E poi c'è questo parallelo con Colombo-Ulisse, che se uno va a vedere c'è da fare appunto una possibilità di una cosa. Ecco, io mi pare, non so se ho esaurito gli argomenti. No, gli argomenti non si esaurirebbero mai. Piuttosto, magari vediamo se ci sono delle domande del pubblico. Selezioniamo qualche domanda interessante. Allora, essendo in diretta, anche gli amici da casa possono scrivere domanda a due punti e andare a chiedere quel che vogliono, come per esempio ha fatto Anastasia e ha scritto: E i Vespucci come entrano in questa storia? D'altronde si sa un po'. Rispondi meglio tu che io, perché io sono un colombiano, tu sei anche un vespucciano essendo fiorentino, Sì, quindi. no, non è che sei un vespucciano. E più che altro c'entrano non tanto con Amerigo, il noto Amerigo, ma con suo nonno. I Vespucci non avevano molta fantasia per i nomi, no? Si chiamavano alternativamente Anastasio e Amerigo. Il E poi si nonno chiama Alberico, nemmeno Amerigo, o sbaglio? Alberico, sì. Alberico, Ma il sì. nonno del più noto Amerigo, che era Alberico, si chiamava Alberico pure lui ed è raffigurato nella chiesa di Ognissanti a Firenze, fra l'altro dove c'è un personaggio molto singolare che è Antonino Pierozzi. Anche Antonino Pierozzi parlava dell'America nelle sue prediche. C'è un testo di Pierozzi. Pierozzi, fra l'altro, era arcivescovo di Firenze, un personaggio molto controverso perché lui fece condannare a rogo Giovanni De Cani da Montecatini, che era un grande esoterista, un grande sapiente, solo per impossessarsi della sua biblioteca. E poi dette tutto a Paolo dal Pozzo Toscanelli per fargli catalogare questo materiale. C'erano tante carte nautiche. Ma secondo quanto racconta Raffaello Gualterotti, che era l'astrologo di corte di quattro medici, ma lui scrisse nel 1600 l'America, questo poema, ma è un poema che lui ha sfruttato la forma poetica per dire in versi quello che non poteva dire in maniera ufficiale, no? E si racconta chiaramente che il nonno di Alberico, avrebbe comandato e guidato questa spedizione fiorentina del 1442. E in effetti, in tutti i ritratti, Che era con Cosimo dei Medici, giusto? O sì, no? al tempo di Cosimo, quello che viene raffigurato anche su un francobollo che hanno fatto, ma anche nei ritratti, perché Amerigo Vespucci, quello che poi si trasferì a Siviglia e che lavorava per conto di Lorenzo di Pier Francesco de' Medici, lui è morto a una sessantina d'anni, non è mai stato vecchio, non ha mai avuto la fisionomia dell'uomo vecchio, canuto, anziano, come viene raffigurato in tutte le salse Amerigo Vespucci, perché viene raffigurato suo nonno. Capito. È tutta un'interpretazione nascosta questa. E i Vespucci sapevano molto, chiaramente. I Vespucci, quando ci fu il concilio a Firenze, questa è una leggenda metropolitana, ma è fondata. Quando la delegazione conciliare venne da Ferrara per arrivare a Firenze, c'era l'imperatore bizantino Giovanni VIII Paleologo, c'era Giorgio Gemisto Petone, c'erano tutti i vescovi di Costantinopoli, tutti i filosofi. Questa delegazione si fermò a Peretola, passando da Prato, poi arrivarono a Peretola, dove oggi c'è l'aeroporto, che è un quartiere fiorentino a nord di Firenze. All'epoca Peretola era un borgo, un paese.
Era tardi e loro, vuole la leggenda, no, che chiesero ospitalità perché avevano fame. Bussarono alla porta della chiesa, nessuno li aprì. Poi passò di lì un personaggio per caso, che era uno dei Vespucci, e gli disse: signori, ma venite ospiti a casa mia. E gli servì una cena con 24 portate, di cui abbiamo ancora il menù, che per prepararla ci voleva una settimana. Quindi era tutto pianificato, chiaramente, no? Pianificato. Ma la cosa pazzesca è che questa delegazione, con l'imperatore bizantino, Platone, tutto il seguito, era già arrivata sostanzialmente a Firenze. Non va da Cosimo. No, si ferma a Peretola dai Vespucci. Sono cose che la storia non ha mai chiarito. Che ci No, facevano? no, no, no. A proposito, io volevo aggiungere ancora, a proposito del cavalierato e del cavaliere, c'è una frase di Colombo che secondo me è rivelatrice un po' in questo senso, a parte che all'Accademia dei Lincei qui di Roma c'è un libro di ore che sarebbe stato donato da Alessandro VI a Cristoforo Colombo. Poi non so, la lettera che fa Alessandro VI a Cristoforo Colombo, curiosamente lo chiama Dilecte fili mi, figlio mio, forse era figlio di quell'altro. E pare che gli abbia regalato questo libro di ore dove c'è un codicillo militare alla fine, il che appunto confermerebbe. In più, quando Colombo scrive che si sfoga con Donna Juana della Torre, che era la nutrice del principe Don Juan, il figlio del scrive: io devo essere giudicato, quando lo mettono in catene, quale capitano che da tempo è oppresso dal peso delle armi. E qui è chiaro che è un cavaliere che mai non le lascia un'ora e che è a capo di cavalieri di conquista e uomini di spada. Questo lo scrive lui, cioè si rifiuta di essere giudicato come un qualsiasi, diciamo, esploratore. Lui è un cavaliere a tutto Sì. tondo. Ecco, cioè, sono tante le cose, cioè, questo è stato fatto passare, poveretto, per uno che non ha capito mai niente, non ha Ma capito Gianluca, mai niente. Mi pare che sì, Churchill, che disse: è partito senza sapere dove andava, è sbarcato senza sapere dove era sbarcato, è tornato senza aver mai capito dove fosse, quale terra l'avesse raggiunto. volevo farvi altre domande che arrivano direttamente dalla chat, come quella di Luisa, che è anche un po' un assist per il libro che abbiamo fatto, che si intitola Sotto l'Antartide. Mi viene in mente che al Castello della Manta, Saluzzo, qua in Piemonte, c'è un affresco in cui compare l'Antartide 200 anni prima della sua scoperta ufficiale. Ecco. Dice Saluzzo, sottolinea zona templare, quindi anche sulla vicenda delle antiche carte e di come in realtà le carte poi trovate in seguito vadano a contraddire quella che è la storicità e soprattutto le date in cui ufficialmente si scoprivano le varie zone di quello che viene chiamato terra, è interessante, no? sì, no, ma carte ce ne sono, con l'Antartide ce ne sono più di una, e questa, appunto, quella della Manta è abbastanza conosciuta, se non sbaglio c'è anche l'America, appunto, e c'è, appunto, la Maraghini parla di Terra Franzisca, Giuseppe, e lo stesso Spedicato, addirittura Spedicato, ipotizza che possa essere stato sì, San Francesco ad D'accordo, essere andato direttamente in America. Io credo che Terra Franzisca sia dovuta forse a qualche francescano che sia stato in America, così come sono d'accordissimo, l'ho scritto anche da tempo, che cioè le Madonne incinta sono chiaramente la dichiarazione di un mondo nuovo che andava scoperto, e in quel caso è l'America, insomma. mentre ricordo che Caso, Spedicato è si stato. nominano a quel periodo le Madonne incinta, non Sì, è la che Madonna del parto di Piero della Francesca, che poi si fa dichiarare Francesca, morto nel 92. Lui in realtà è certo. morto dopo, ci sono le prove che è morto dopo, ma lui si Ah, fa c'è quelle figurare prove addirittura. Io morto il giorno dell'arrivo di lo Colombo. so benissimo perché è il motivo di un mio libro. Allora, dicevo, Spedicato che è stato anche nostro ospite, quindi mi fa veramente piacere come nel corso di questi anni facciamo finta che citiamo anche poi i nomi di chi in prima persona, ed è anche importantissimo quando lo Io cito esprime. sempre, mi incavolo quando non mi cita. Grande. Allora, Corenius chiede, ma questa per entrambi, se riusciamo anche,
in poche frasi, perché è importante questa domanda ed è un po' la domanda delle domande: per quale ragione, qual è la ragione contemporanea di nascondere queste precedenti scoperte dell'America da parte dei popoli mediterranei? Perché giustamente ora, oltre ad aver accertato che l'hanno nascosto, secondo, lo chiedo poi a entrambi, perché? Cosa accadrebbe? Che effetto domino hanno paura nel ammettere anche a posteriori che era errata, che è tuttora errata quel che insegnano a scuola? Vai tu. Ma io posso dare la mia interpretazione da yes. storico archeologo. In Brasile distruggono sistematicamente i relitti romani. Addirittura io ho prova di relitti romani trovati nella Baia di Rio, che arrivano le chiatte militari con detriti. Sapevo di un'iscrizione su pietra egizia sparita in Brasile. Sì, distruggono. Distruggono perché c'è l'ordine di cancellare tutto quello che è precedente alla scoperta di Cabral in Brasile. Ma negli Stati Uniti hanno fatto uguale. Ma addirittura c'è una testimonianza, l'ho raccontato già un'altra volta, che quando George Washington, in piena guerra civile americana, conquistò il nord dello stato di New York strappandolo ai francesi, la prima cosa che fece fu di ordinare ai suoi uomini di distruggere fino dalle fondamenta un villaggio medievale in pietra, composto da circa 300 case, lo fece radere al suolo. Non ha senso. Cioè, c'era la volontà impartita dall'alto, da poteri che li comandavano, di cancellare, di fare tabula rasa. Hanno distrutto centinaia di tumuli con scheletri di giganti e di popolazioni vissute prima, e hanno distrutto tutto, continuano sistematicamente a nascondere. E io sono dell'idea, siccome in questo caso è coinvolto il Vaticano a pieno titolo, e in genere la Chiesa nasconde ma non distrugge in genere, io sono convinto che nell'archivio segreto Vaticano c'hanno, se Pio IX e Leone XIII non si potevano permettere di dire quelle cose se non avessero avuto in mano dei documenti. Quindi, però, perché la Chiesa è talmente contraria? Uno, se c'erano dei cambiamenti di carattere teologico, perché abbiamo saltato ad esempio un capitolo importante, cioè Innocenzo VIII aveva ospite più che ostaggio in Vaticano Gem, il figlio di Maometto II, il conquistatore di Costantinopoli, il quale si trovava a Roma mandato dai cavalieri di Malta al Papa. Gem prometteva al Papa di restituirgli il Santo Sepolcro, forse anche Costantinopoli, e soldi purché lo rimettesse sul trono che gli era stato usurpato dal fratello Bajazeth. Bajazeth a sua volta diceva: tiemmelo a Roma, io ti mando soldi, ti restituisco Santo Sepolcro e Costantinopoli e ti mando alle reliquie, tra cui la lancia di Longino, che in effetti arrivò, gli mandò la lancia di Longino. Ecco perché secondo me si dice, però lì non ho trovato mai una spiegazione, avendo pur trovato qualcosa, libri su Gem, che Gem fece una lezione di cristianesimo al Papa, a Innocenzo VIII, del vero cristianesimo. Cioè, ecco, secondo me, se Colombo andava a fondare una chiesa nuova, evidentemente c'erano dei cambiamenti di carattere anche teologico, e questo non potrà mai essere ammesso. In più, in Latino America, che è diciamo il serbatoio ormai della fede cattolica, perché ormai in Europa l'Occidente è spretato e cristianizzato completamente, le vocazioni vengono da là, andare forse a rimuovere questa storia 500 anni dopo tutto quanto non conviene. Ecco perché secondo me non è il caso di andare a cambiare ulteriormente. Cioè, qui, meno male noi diciamo cose, non dico fatte le dovute distanze, ma insomma alla Galileo, ecco. Per cui quanto ci hanno messo per ammettere. Poi metti che quel periodo era particolarmente critico per la Chiesa, perché si scoprì che la donazione di Costantino era un falso con Lorenzo Valla. Quindi altra cosa clamorosa, questa fregnaccia allucinante che ci hanno raccontato per un millennio. C'erano movimenti eretici, ad esempio
Toscanelli ha tutte le stime di un cataro, secondo me, perché non aveva, non conosceva donne, mangiava vegetariano, tutto quanto. Firenze era una bella fucina dei catari, tutto sommato. Quindi, cioè, veramente era un periodo un po' particolare. Non a caso poi c'è questa esplosione di geni, di cose, tutto quanto, perché era un momento di transizione e si aspettava l'Apocalisse, non a caso tutti i cicli pittorici, Signorelli, Michelangelo, tutte le chiese sono piene de fine del mondo. Lì da me, da Colombo, fa il conto addirittura che da lì a 555 anni il mondo va a scomparire. Lo credevano tutti, anche gli scienziati. Ah, Paracelso, quello. c'è una domanda e ci chiedono giustamente una nostra ascoltatrice, Giovanni da Verrazzano. Da Verrazzano è interessante perché sono interessanti le sue mappe. Lui esplorò il Nord America, esplorò la costa del Canada, esplorò il Golfo del San Lorenzo ed esplorò la parte settentrionale della costa orientale degli Stati Uniti attuali. Ma la cosa interessante, sulle sue mappe, e lui esplorò questi territori che erano ufficialmente inesplorati all'inizio del Cinquecento, sulle sue mappe, che sono tutt'oggi visibili, lui faceva riportare Castello Normanno, Fortezza Templare, ogni pochino, e metteva dei toponimi toscani, toponimi che si mettono a villaggi, a centri abitati. Nomi che ritroviamo in Toscana. Evidentemente lì c'erano antichi insediamenti. Uno di questi che venne fatto distruggere da Washington, probabilmente quello che Washington fece distruggere nel nord dello stato di New York, era uno di questi avamposti in rovina, abbandonato ormai da secoli, ma lì c'erano probabilmente antichi insediamenti che risalivano al 400-500, al 400, al secolo precedente. Era tabù, guai a parlarne. Ma vedi, io ad esempio non so se hai visto il mio sito, io apro il sito con una mappa geografica. Quella è una mappa geografica, strana indubbiamente, perché però è vera, non è che cioè è una mappa che io l'ho trovata, me la mandarono in una cartolina uno che leggeva i miei libri. Guardi questa mappa strana, però non mi potevo fidare della cartolina per quanto era un'illustrazione, quindi. E quindi dico, bah, chissà, certo è curioso, a parte che non sono un cartografo, quindi però bastano gli occhi certe volte per vedere delle cose clamorose. Ecco l'Antartide, te ne accorgi che c'è, insomma, tutto qua. E un giorno andai in Vaticano, che c'era una mostra a fianco, adesso non mi ricordo come si chiama, la sede vaticana, dove c'era una mostra, e trovai squadernato un tavolo. Un mappamondo, un Atlante dove compariva la Spagna che avevo sempre visto anch'io, vecchia Spagna, tutto quanto. A un certo punto lì c'era scritto che non potevi toccare nulla, tutto quanto. Vedi che 2 o 3 metri avanti a me c'era uno che invece apriva. Allora aprì e mi trovai squadernata la famosa mappa che mi aveva mandato quello in cartolina, che esisteva quindi in una. Solo quella che era una riproduzione di quell'Atlante valeva 60.000 euro, l'originale in Vaticano. Ora lì ci sta l'America perfetta e completa in tutti e 2 i casi. Io, tant'è vero, non si poteva manco fotografare, tornai con una mia amica con fotografo, ci mettemmo con delle cappe e fotografammo tutto quanto. Ma addirittura lì c'è scritto che quell'Atlante era stato fatto nel 1460 e qualcosa, meglio, da un cardinale polacco, romeno, che aveva lasciato 2 pagine aperte per le future scoperte, laddove poi ci avevano messo l'America. Ma come uno fa un Atlante e lascia 2 pagine bianche per lasciarci? Non solo, ma tu sai che in Vaticano non è, fanno un catalogo, lo fanno seriamente. Io sono comprato il catalogo, vado a scoprire alla pagina dove c'era la mappamondo che cercavo, tutto quanto, c'era un altro Atlante, che è l'unico errore di Ci hanno messo. tutto quel catalogo. Lo sai? Lì c'è una mappa dove c'è un sacco di toponimi, non sono riuscito a leggere, ma è sconcertante. Però mi pare strano il fatto che uno lasciava 2 pagine, poi per le scoperte future. E chi l'ha detto che No, sarebbero non è così? credibile. Capito? Cioè, cose da barzelletta quasi, da barzelletta. Allora, ci sarebbero
tante altre domande. Mi scuso con chi non la leggiamo in diretta, siamo quasi alle 2 ore. Sono veramente sorpreso di vedere anche l'affinità tra Nicola e Ruggero, mi ha fatto veramente piacere, e magari poi torneremo anche, perché in un'unica puntata non si riesce a sottolineare, ma anche per dare omaggio ai lavori di Ruggero, io non vorrei che le sue soddisfazioni... Questo è l'ultimo, ecco. Ormai allora. i precedenti sono esauriti. Io stesso me li ricompro su internet se devo regalarlo a qualcuno, perché... Purtroppo allora, con la Newton Compton, che speravo che... No, con la Newton, il primo con la Newton, poi con Sperling che fu... E Kupfer, che non è una casa piccola, pensavo, uno è stato venduto in 7 paesi, pensavo che un minimo di assistenza mi avessero. Niente, non mi hanno fatto fare una presentazione. Guarda, Ruggero, per data questa affinità, io vorrei veramente vedere una vostra collaborazione letteraria e sarei ben lieto di divulgarla. Con il cassetto in Elia. Anche perché io poi scrivo poesie, romanzi, cose. C'ho 1800 aforismi. Non li sappi che noi ci siamo. Anzi, Ruggero, facci sapere poi, visto che ci sono 2500 persone solo contemporaneamente tra le varie piattaforme, mi stupisce anche il successo su X di questa serata. Penso che si arrivi a decine di migliaia di persone, nel giro di qualche mese magari anche centinaia di migliaia di persone. Io ormai mi limito a seminare, perché... sperando di trovare eredi e futuri eredi che continuino, ecco. Portato alla collaborazione, purtroppo devo dire la collaborazione di quelli che erano venuti anche a casa non è andata a buon fine. Ruggero, io sono dell'idea che abbiamo dato anche una bella accelerazione e sono dell'idea che si muoveranno eventi dopo la puntata di questa sera. Vedrai. Portiamo fortuna. Avete dato spazio come mai, quindi. Io ti ringrazio e ringrazio Nicola che ha organizzato tutto questo. Si conferma un grande amico e un grande professionista. No, ma inviteremo sicuramente di nuovo Ruggero Marino in una prossima puntata, perché sono tante le cose da dire, tante le cose da affrontare, quindi sarai benvenuto in un prossimo incontro. Grazie. Anzi, magari anche dal vivo. Magari anche dal vivo, perché intanto tu dove stai, Ruggero, di Roma. Base? A Roma. Noi il 15 giugno saremo lì, quindi se sei libero, organizziamo. Anzi, guarda, vi faccio vedere intanto la locandina di questo sabato, aggiornata. Saremo a Loreto, nelle Marche, insieme a Davide Rossi, ad Azzeni, a Nicola Bizzi, al sottoscritto, Andrea Cogirino, Marco Enrico De Graia e al Buon Savio. Quindi ne vedremo delle belle frequenze di altri mondi. E poi al compleanno mio a maggio 11 e 12 a teatro ne vedremo delle belle, fra l'altro anche 14 oggi c'è in corso. Sì, voi siete in tournée praticamente. Noi sì, cerchiamo di raggiungere più persone possibili. Poi metà maggio, poi arriviamo a Roma il 15 giugno e poi stiamo lavorando anche per Como, Chiasso, per raggiungere anche gli amici della Svizzera, e Benevento a fine giugno per raggiungere il Sud Italia. Quindi cerchiamo veramente di girare tutta la penisola. E domani sera, fra l'altro con Lupino, parleremo di nuovo di Sardegna. Anzi, i giganti blu di Sardegna con Antonello Lupino, domani ore 21:30 in diretta insieme a noi. Questo è un po' il programma nei prossimi giorni. Quindi, Ruggero, sappi che sei sempre super invitato anche nei nostri eventi. Se ti capita il 15 giugno, vivo. Sono a disposizione. Ok, vi ringrazio. Buonanotte. Grazie allora. A te. Buonanotte, grazie Nicola, un abbraccio a tutti coloro che ci hanno scelto, ci vediamo domani mattina alle 8 con il buon Marco Enrico De Graia. Buonanotte. Buonanotte. Esercitiamo
di nostro diritto dovere di essere la storia. Facciamola anche noi la storia, facciamola in prima persona. Possiamo veramente cambiare.